Un'altra visione? This guy's just a wishy-washy pushover. Well, look who's up the creek without a paddle now. How the tides have turned. Lord Renault, I fear we may be in rather dire straits. You can row, row, row all you want. But you won't go gently down this stream! Giorno 5. È uno strano modo per iniziare un nuovo giorno. Morning. Sup? What was that just now? Una visione? What was what? Huh? Wait, did you see it too? Maybe? With the guy in the stream. I'm just messing with you, buddy. No idea what you're talking about. Perché sei uno stronzo. Chill, it was probably just a bad dream. Certo, solo un bad dream. But that vision I had yesterday didn't come true. Maybe it wasn't the future after all. I fall asleep standing up all the time, so maybe... So what did I see just now? Is anybody out there? Ci sono io. Hey, is that the boss? Ah, there you are, Lord Rindo. Hey, Nagi, is everything okay? Yes, I could not discern if this were reality or some reverie. Thus, I shouted in hopes of receiving some response. A bold approach. And I've deduced this is indeed the waking world. Tis day 5. Which means we've really gotta rack up some points today. Sure wish we had a shortcut or something. Erasing a lot of noise will only get us so far, you know. Esatto. Up, Zeptograms. Mr. Minami. The Reapers have factored themselves out of the equation today. You casting a spell or something? Hopefully we won't have any trivial variables impeding our progress again. Quindi oggi niente missione, strano. How do we do that? By sabotaging the others, so we can keep the points for ourselves. But that's cheating! Perhaps. So you better act fast, before they can put up a fight. I'm not sure how I feel about this. Beh, fate come volete. The arithmetic sequences are already defined. You just have to reach within yourself and rewrite them. Rewrite them with what? I'll be checking your answers. And I don't forgive miscalculations. We're getting graded for this? Wait, are you seriously a teacher? Because you're absent a lot and you never send a sub. Let's just say I'm an exception to the rules. That's all. Eppure nei combattimenti ci sei sempre. And not a yoctogram more. 10 to the negative 24th power. So that's 0.00000. That's enough zeros, buddy. So if you want to be a part of the remainder, then come on. Well, it appears we've no choice but to heed his radiance's call. Yeah, I guess you're right. Though his radiance may differ from the Tomonami here in my hand, his unfettered spirit matches the Tomonami in my heart. Is that a certo. Spook I see, boss? Sally forth! And she's off. In realtà non ha detto quanta fretta mai, ha detto ed è andata. I don't know, but I'm super excited to do it. He's the Mina man with a plan, whatever it is. Plus, he's super smart and he always helps us when he's around. So we esatto. Might as well do what he says, you know? Yeah, we definitely can't put up much of a fight without him. Let's go. But what about Swallow? They might be on one of the other teams. What if we end up fighting each other? It doesn't seem like they're playing the game. Should I ask? Provaci. Hey, mission's here. Wonder what vediamo we're today. Qual è la missione? Defeat the single boar. L'unico cinghiale in vero oro. A pig? One swine has already been set loose upon the city. Jeez, already? In addition, the upheaval rule is now in effect. Teams lower in the ranking will earn more points if they succeed. Ah, mica male. To stage a revolution. Let's see here. So, it looks like the gilded pigs are only worth 1 point. And the boar made of true gold ore is worth 100. Sono sicuro che non lo troveremo. A factor of 5 for the last place team, meaning 500? Well, sounds like we're going on a gold rush today. Secondo me non lo troviamo il maiale d'oro. We could actually win. We could just take down a bunch of tiny ones. They're worth 5 points apiece. Only for the last place team. We are in second last, meaning each would be 3 points.
And if the team beneath us were to poach the true gold boar first, our fate would be sealed. That would be e qual è l'ultima squadra? Scusa, quella che siamo saliti di livello. Bacon! Golden bacon! Let's go, guys! Viva la revolution! Viva la revolution! Acciuffa il vero maiale d'oro! Allora, tornare nel passato. Per tornare alla giornata già completata, vai alla selezione. Oh, di già! Manterrai personaggi, oggetti e statistiche ritornando al passato, così da poter concludere qualunque missione in sospeso e completare ogni giornata nelle tue interezza. Per un'esperienza di gioco più fluida, puoi saltare i filmati che hai già visto premendo R2. Abbiamo anche altre missioni. Qualcuno serve aiuto a Dogenzaca, all'incrocio pedonale e a Col di Spagna. Ah, ma nella mappa i negozi ti fanno vedere anche che cosa arriva di nuovo. Ma che bello. Abbiamo delle missioni a Dogenzaca, all'incrocio e a Col di Spagna. Ergo vuol dire che dobbiamo passare per Central Street e l'incrocio pedonale per arrivare qui. Poi dall'incrocio andiamo all'edificio e arriviamo a Dogenzaca. E l'ultimo invece era a Col di Spagna. Col di Spagna dovrebbe essere probabilmente una di quelle zone nuove che sbloccheremo tra poco. Cosa succede? Una lezione. Mi chiedo di cosa si tratti. Che lezione? Quella di cui parla quel tipo laggiù. Sembra Light Yagami senza volto. Sì, parlava di qualcosa nascosto di Shibuya o qualcosa del genere. Sembrerebbe impegnato in una conversazione telefonica. Sì, voglio mostrare le riprese di alcuni dei nostri eventi in presenza. Purtroppo Buddy Rapids non è ancora arrivato. Non possiamo iniziare senza di lui. Io? Oh, ecco, non sono portato a parlare in pubblico. Non si preoccupi, troverò presto il signor Rapids. Buddy Rapids, vediamo. Lezioni online, società storica di Shibuya, presidente super onorario autoproclamato. Questo tipo sembra uno spasso. Let's have a look. Brutti ricordi? No, non era lui, ok, peccato. La batteria del cibo ce l'abbiamo piena per il momento. Direi che possiamo possiamo proseguire. La missione di oggi è un nuovo messaggio. Oh, c'è un aggiornamento. Vero cinghiale d'oro avvistato al Tipsy Top Soul. Cioè qui. Bello, ma che aspetti? Forza, fai la scansione. Ok, cavoli. Eccolo là. Oh, codesta è in vero una sorta di cinghiale. Grande, forza, acciuffiamolo quel porco. O potremmo lasciare scappare. Vabbè, anche così. Calma, potrebbe ancora essere nei paraggi. Riproviamo a scansionare. Cerca maiale d'oro, tips. Eccolo lì. Arrivo. Non scappare, maledetto. Secondo me non lo riusciamo a uccidere, anche perché siamo in difficile. Però, vediamo. Sembra assurdo che già lo uccidiamo, Tieni qui. Peccato in pieno, siamo anche saliti di livello. Ottimo. Pensavo peggio, per carità, ma secondo me non sono i maiali giusti, ve la butto lì. Wow, 10 yen. Wow, grande. Sì, quanti punti abbiamo? Cosa? Sono pochissimi. Quindi quelli erano solo indorati. Evidentemente. Non va bene, noi puntiamo all'oro. E ora si è spostato, fammi indovinare. Aspettate, c'ho un messaggio. Ah, vero cinghiale d'oro in fuga verso Central Street. Andiamo a prenderlo. Metallo raro. Yeah. Scusami, giusto per curiosità. Questa cosa dell'oro e tutto il resto è reale, nel senso devo cercarli? Oppure è solo questione di lore? Ovviamente. Un altro maiale indorato. Dov'è quel porco vero? Non lo vedo. A quanto pare è arrivata una delle squadre avversarie. Anche loro stanno cercando il maiale d'oro. Per ora preferirei evitare di combattere. Allora giriamoli con i miei ninja. A proposito, ho scoperto un po' di cose riguardo il prossimo corpo d'acqua. Ah, sì, e cioè? Lo adorerai. È il fiume di Shibuya, sembra che sia stato completato. Non ci credo, cavolo, voglio troppo vederlo. Vero, so che ci sarà anche una mostra, ma non ricordo quando. Beh, spero che ti venga in mente presto. Devo chiedertelo, qual è il tuo fiume preferito? Forse il fiume Sakawa, pensaci, ha di quelle curve. Hanno cambiato espressione. Ti piace quel tipo, eh? Io sono più per il fiume Etone. Ti piacevo di una certa età con un passato, eh? Ottimo corrente di pensiero.
Sono molto appassionati di fiume. Cerchiamo di non pensarci. Mi chiedo se parlassero davvero di fiumi o meno a questo punto. Se fossero solo un nome in codice parlare di fiumi. Vediamo. C'è qualcuno? A chi? Allora, la strada qui è chiusa. Ehi, guarda chi si vede. Il signor Ryoji il tuttofare. Cosa pensate che stia facendo? Il tuttofare. Nessuno acquista questi peluche. Di questo passo non finirò il mio lavoro. Devo trovare un modo per farli andare a ruba. Forse se esisto qualcuno li prenderà. Questi pupazzi stanno conquistando tutta Shibuya. Non fatevi scappare. Sono teneri e inquietanti. Brutti ma adorabili. Brutti. Suppongo che si tratti di un nuovo lavoro bislacco. Vendere su richiesta di un cliente. Ed è tutto merito nostro. Non avrebbe potuto lavorare se non avessimo eliminato i rumori ieri. Certo, non è molto bravo in questo lavoro. Sì, ma non possiamo farci niente. In vero, leggere le menti è ben diverso da alterare i pensieri ai loro connessi. Vediamo Ryoji quindi. E questo? Ehi! Lo sapevo. Ehi, voi! Bonjour! Eh? Eh? Ciao, chiunque tu sia. Oh, phew, pensavo che non mi avessi sentito. Ma perfetto! Perfect. Siete tre giocatori. Aspettate, non ditemelo. Voglio indovinare. Les méchantes tornades, eh? Le mesce che? Oh, pensavo che foste quelli nuovi, Witch and Twisters. Quindi siete con i demoni. No, 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 ce li riconosciuti, eh. Perfectamente. Ai, che gioia avervi incontrato. Grazie al destino che ci ha fatti riunire. Perché c'è uno spagnolo a chi? Ai. Ai. Ops, non mi sono presentato, désolé. Comunque saprete già chi sono. Perché non ti presenti lo stesso? Ai, sarà un plaisir. Non lo so, non so il francese, non so spagnolo, il tedesco. Che cazzo sei? C'ho un computer. C'ho una mano. Mi nombre ses Mutai Yanazawa. Ok. Ah, in spagnolo vuol dire mi chiamo Mutai Yanazawa. Ciao Mutai. Sono il leader dei Pure Heart. Ah, sì, ora intendiamo. Il leader dei Pure Heart, Cielo, finire coinvolti in questo gioco senza alcun preavviso. Quel surprise, dico bene? Oh, a proposito del gioco, come procede The Mission? Non siete di queste parti, vero? La mia pronuncia è impeccabile, non deve ingannarvi. Sono giapponese come il sushi. Certo, è solo che ho viaggiato molto. Quando ero in vita saltavo da un paese all'altro. Un turista di professione, quindi. Preferisco cittadino del mondo, ma sì, niente come fare un bel respiro profondo all'aeroporto e farsi una scopacciata di patogeni. Che allegria, sento che noi due andremo d'accordo. Non vedo perché dovremmo interagire di nuovo. Ehi, allora posso darvi una mano? Sono curioso riguardo alle altre squadre. A che punto sono e soprattutto chi sono? Vediamo, ci sono la mia squadra, quella di Cannon, quella di Fuya e i Rainbraggers. Quindi altre quattro squadre. Esattamente. Riguardo alla missione purtroppo nemmeno io so a che punto siano. Bell'aiuto che ci dai. Però so che in Fuya c'è qualcuno di strano. Un je ne sais quoi. Per fortuna sapevo come si dice questa parola. Ah, se non lo sapete è il leader della Deep Driver Society. Ah, capisco. Ho come la sensazione che stesse aspettando proprio questo giorno. Sa bene che con un grande risultato oggi la sua squadra può salvarsi dall'ultimo posto. Ovvero dove vi trovate voi adesso. Oh, ma non intendo in senso negativo. Cosa c'è di positivo nell'essere ultimi? Quello che voglio dire è che siete ultimi perché siete nuovi. In altre parole, la vostra presenza li mantiene in galla. Ma se oggi ce la metterete tutta, io dico che affonderanno. Sicuramente ne sono consapevoli, quindi anche loro cercheranno di impegnarsi. Mi sa che siamo gli sfavoriti. E è per questo che Minamimoto ci ha detto di barare. Questo è quello che so. C'è altro che volete sapere? Non mi viene in mente niente. Sicuro? Non vuoi che il tuo amico Motoi ti aiuti? Non mi dispiacerebbe se conoscessi un modo per interagire con i passanti. Ah, vero, per loro è come se non esistessimo. Ah, che claro. Purtroppo oltre all'imprinting non so fare molto. Imprinting? Oh, ops, ho parlato di nuovo in francese. No, non ho idea di cosa sia. Ah, davvero? Ma è uno dei poteri fondamentali che ci hanno concesso. Con C intendo a noi giocatori. E cosa permette di fare di grazia? Beh, di scegliere una parola che si ha in mente, tipo un nome, un verbo, un aggettivo.
risparmiaci la tortura grammaticale ed imprimerla nella mente di un individuo. Dopo qualche secondo di elaborazione, voilà, hai modificato i suoi pensieri. È così che si influenzano le persone nel PR. Ha un'impronta meno diretta rispetto al mio metodo. Sì, è un pelino meno invasivo. Beh, è stato bello, ma adesso è meglio che torni dalla mia squadra. Ehi, grazie di tutto l'aiuto. Ai, figurati, mio amico. Alla prossima, au revoir. Ok, ma quel tipo non si è comportato da rivale. Sì, è vero. Oppure è stato un inganno per farci abbassare la guardia. Possibile, ma una finta gentile del genere non può essere vera, capite? Più o meno. Ammetto che le informazioni forniteci riguardo all'imprinting sembrano valide, anzi oserei dire che faciliteranno lo svolgimento della missione odierna. Sciocco per un rivale aiutare un avversario in disgrazia. Beh, allora forse non è una cattiva persona. Visto, lo dicevo io. Beh, che cosa stiamo aspettando? Andiamo a trovare una cavia per questo imprinting. Torniamo indietro allora. Anzi no, esatto, c'è anche lui. Rindo e la sua squadra non possono comunicare direttamente con le persone per strada, ma possono usare certe parole chiave per imprimere nuove idee nella loro testa e influenzare il loro comportamento. Scansiona la gente in città per ottenere nuove parole chiave. Ah, quindi ora dovremmo imprintingare tutte le persone che vediamo, eh? O meglio, più che usare l'imprinting, dobbiamo usare la lettura della mente per vedere se qualcuno ha parole per l'imprinting. Vediamo invece il nostro amicone qui. Ma cosa diavolo potrei inventarmi per vendere qualcosa di così brutto? Ma che è successo? Questa roba non se la compra nessuno. Forse è il mio slogan che non funziona. E come ti imprinto? Vedi, pure di oggi non sa come vendere quelle robe lì. Quindi, che facciamo? Ci inventiamo uno slogan accattivante per lui. E il maiale d'oro? Oh cavolo, hai ragione, grazie, me l'ero scordato. Questo momento è l'occasione opportuna per provare le nuove abilità. Sarebbe un peccato se non potessimo sfruttarla nel momento del bisogno per carenza di esercizio. Hai ragione. Dagli solo un aiutino e poi bam, fatto, andiamo. Bene, che cosa dovremmo imprimergli? Affari suini, vediamo. Nessuna parola chiave utilizzabile, ok. Devo trovarla allora. Sono al limite. Non ne posso più, ormai non mi importa più niente. Ho voglia di pensare a me, figuriamoci al lavoro e alla mia famiglia. Shall I proceed then? Invadiamolo. Livello consigliato 11. Allora, è molto probabile che ci siano gente così che dobbiamo sfidare per trovare la parola di imprinting e di conseguenza avanzare. O magari semplicemente basta che scansiono tutti e prima o poi la parola la trovo. Ah, c'è ancora questo lavoro. Vuoi mangiare? Ti serve il lavoro. Vai Minamimoto, ammazzali. Perfetto. Grande Miname. Quanto ci vorrà secondo voi? Secondo me entro il minuto dobbiamo farcela. Allora, carichiamo Minamimoto. So far, so good. Let's keep it going. Becca e porta a casa. Colpito e distrutto. Dobbiamo trovare spille che si ricaricano molto più velocemente. Non possiamo continuare così. Gente impaurita, eh? C'è lo scorpione tra l'altro. Era da un bel po' che non lo vedevamo. Porca troia. Siamo morti con due colpi di veleno. Dio mio. Dio mio, che male. Due colpi ci ha ammazzato, eh. Ok, prima mi sono concentrato sui due corvi. Sto giro concentriamoci subito sullo scorpione. Beccatevi questo. Dovremmo riuscire a farcela, a distruggerli tutti. Colpito. No, di nuovo l'argento. Porca puttana. Comunque lo scorpione mena. Lo scorpione fa male. Di nuovo l'argento. Ma che palle. Abbiamo ottenuto raggio disgustoso. La butto lì. Secondo me quella spilla fa i colpi velenosi. Secondo me. Vediamolo subito. Non ne posso più.
Sai che c'è, mi licenzio e basta torturarmi. Mi merito di farmi un viaggio lontano da tutto e da tutti per trovare la serenità che mi merito. Non male. Altro tizio in rosso. Ok, il boss mi ha ucciso con un colpo, ma ora so come asfaltarlo. Giuro che stavolta proteggerò la principessa. Ci sono rimorto. Ok, quindi le persone con le cose rosse ci posso dare le parole. Ottimo da sapere. Altra tizia in rosso. La mia pancia mia fatti capanna. Appena arrivo a casa me lo divoro questo cheesecake di alta qualità. Oh, ok, alta qualità non è male come parola. Brava, brava, brava. Allora, io direi anche che visto che non abbiamo molto cibo di mangiare qualcosa. Ok, siamo porca puttana di uno superiori al 100%. Dannazione. Con questo? Al 99. Porca miseria. Preciso, preciso, ottimo. Ordiniamo, sono tutti contenti e felici. Io sono sazio al 100%. Quasi. Ottimo, e anche Fred si è beccato un bonus. Grazie Don Buritown. Allora, proviamo con alta qualità. Secondo me è la parola giusta. Devo scegliere cosa e quale azione. Proteggere alta qualità. Imprinting. Cosa diavolo potrei inventarmi? Ci sono, potrei chiamarlo un salvadanaio di alta qualità. A pensarci bene però, chi crederebbe mai che un maialino così brutto sia di alta qualità? Queste stupidaggini non serviranno a niente. Ci serve una buona idea per guadagnarci da vivere. Quindi non è andata bene. Beh, non ha funzionato. Bisogna scegliere parole migliori, mi sa. Ok, riproviamoci. Proviamo a tornare indietro allora. Comunque avevamo trovato un'altra spilla che può usare Fret. Fa anche uno di danno in più rispetto al fulmine e ha 10 livelli. È già tanto, è forse la spilla con più livelli che abbiamo trovato fino ad ora. Attacca il bersaglio con le bolle a due onde. Contiene l'attacco per rilasciare una bolla gigante che respinge il nemico. Possibilità di avvelenarlo leggermente. Colpisci di nuovo per aver messo a segno il combo finale. 16 colpi, 8 secondi di riattivazione, cresce molto lentamente. Va bene, può essere utile secondo me, nonostante tutto. Più che altro mi servirebbe una spilla migliore per Rindo. Mi servirebbe una spilla migliore per Rindo, perché quelle che abbiamo sì magari sono forti sulla carta, ma nel concreto poi non fanno abbastanza danno. Vediamo se andiamo avanti, se c'è qualche altra parola magari. Rumore blu, perfetto. Così anche svuoto un po' la mia barra del cibo. Oh, c'è un nemico qua. Perché può sembrare una cazzata, ma comprare cibo è l'unico modo che abbiamo per aumentare le nostre statistiche. No, non posso proseguire finché non mettiamo questa. Dobbiamo trovare le parole giuste. Ehi, guardate quel poster. C'è scritto migliore amico, quindi qualcuno che sta al tuo fianco sempre. Non è perfetto per un amico di pezza che starà sempre con te. Migliore amico. Potrebbe funzionare. Migliore amico. Proviamoci, magari è la parola giusta. Oh, ma è questo tizio, scusami. Le nostre strade sono divise, ma il destino ci farà incontrare in un altro mondo, me lo sento. Devo soltanto aspettare, addio angelo mio, ci rivedremo. Oh, mi manca una parola. Stiamo missando una zona con la parola giusta. O magari è incontrare la parola giusta, per carità. Mi sembra un po' strano, ma proviamoci di nuovo. Incontra il tuo migliore amico. Proviamo così. Ci sono, ecco il tuo nuovo migliore amico del cuore. Wow, la fantasia. Vediamo se è funzionato. Wow, so cosa fare. Ehi tu, hai l'occasione di incontrare il tuo nuovo amico. Tocca questo piccolino, è morbidissimo. Oh mio Dio, è troppo tenero. Non sarebbe male avere un amico. Oh Gesù, guardate, la gente li adora. Ecco come funziona l'imprinting. Tutto ad un tratto la sua merce è molto richiesta. Cavolo, sono un genio del marketing, vero boss? Forse. Oh, e dai, non può essere meno siringata. In ogni caso, credo che Ryoji ora ce la farà da solo. Questo imprinting può risultare molto utile. Vediamo il messaggio. Udite, finalmente delle nuove sulla missione. Col di Spagna è ora accessibile. Vero cinghiale d'oro in fuga verso Col di Spagna. E Col di Spagna sia, andiamo. Quindi, oh, di qua. Interessante, le possibilità sono infinite. Si potrebbe usare l'imprinting sul proprio idolo preferito. Oh no. Preferito. Oh, ottimo. Brava Nagi. Dite che posso andare a Dogenzaka e all'incrocio? Secondo me non ancora. Proviamoci però. No, al momento è tutto chiuso. Perfetto. Mi sa che dobbiamo per forza di cose passare da Col di Spagna. Andiamo allora.
Tanto a Col di Spagna c'è qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto. Bello Col di Spagna, va così, che bello. Il maiale deve essere qui. Beh, scansioniamolo e vediamo se è ancora qui. Allora, prima di scansionare, dire, fare, baciare, lettere, testamento, quei ragazzi sono giocatori, giusto? Cioè, ci guardano dritti. Il fatto che sappiano della nostra presenza suggerisce che risiedano nel PS. Non ci sono dubbi. Sono i farabutti che mi hanno impedito di acquistare la mia amata spilla ieri l'altro. Questo vuol dire che anche se sembrano dei nerd, in realtà posso farci il mazzo quando vogliono. Non so voi ragazzi, ma io non voglio affrontarli. Già, proviamo a evitarli. E se invece andassimo qui a fare a botte? Stronzi. Faccio il culo io. Su dita manco simpatico io. Ok, qua è chiuso. Strano. Questo tizio? Maledizione, dov'è questo posto introvabile? Giuro che se ne mi... Maledizione, dov'è questo posto introvabile? Giuro che se mi perdo questa lezione... Sembra che si sia perso. Sì, e mi pare anche scocciato. Continua a borbottare. Solitamente direi di aiutarlo, ma dovremmo metterci a scansionare in prima e così via. E non abbiamo tempo ora. Sì, ce ne occuperemo quando avremo trovato il maiale d'oro. Prima entriamo nel negozio. Vediamo che cos'hanno da mangiare. Bubble tea, ora ne ho voglia. Allora, i bubble tea non hanno tante calorie, vediamo. Difesa stile, difesa stile, difesa stile, difesa stile. Ok, vediamo quello alla fragola. Chissà perché lo immaginavo. Però piace a Mina Mimoto. Mango e latte. Tè matcha. Bubble tea al latte normale. Niente, beh, vabbè. Ti do allora quello più stabile. Ok, a parte Nagi direi che ci siamo. Ed è l'unica cosa che posso darle che aumenta tutto in modo stabile. Vai, mi dispiace Nagi, ma devi prendere quello alla fragola. Mi dispiace per te. Oh no, però non mi piace granché. Ci sono rimasta male. Sei cappottata Nagi, poverina. Grazie. Vediamo, qui c'è anche un negozio. Oh, ma Col di Spagna è bellissimo. Col di Spagna è bellissima sta zona, come l'hanno fatta. E c'è un altro negozio del Natural Puppy, tra l'altro. Bella. Proiettili figo. Figo, figo, figo. Tocco rapido. E dobbiamo scambiarla per cosa? Il proiettile forza è un metallo raro. Oh, va bene. Scambiamola, ci sto. Cedere la spilla padroneggiata per questo oggetto. Certo, vai pure. Rigenerazione. Una caravatta liscia. Oh, fantastico. E se la diamo a Minamimoto è l'unico che può utilizzarla. Vai, 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 compra, compra. In tutto ciò Minamimoto è l'unico che può usare lo stile attuale. Potenziamento PF. Non mi fa vedere di quanto però, eh. Miname, leccati sta cravatta, visto che sei l'unico che può utilizzarla. Mi dispiace per l'attacco, ma fino ad ora sei comunque over the top rispetto agli altri, eh. In realtà non è neanche tanto vero, perché adesso Rindo ha 40 di attacco, mentre Minamimoto 39, lui c'ha 14 e lui c'ha 12. Sono lì lì pari, eh. E comunque la rigenerazione, vediamo un attimo, vale per tutta la squadra? Abbiamo il potenziamento dell'esperienza, il che non è male, e la rigenerazione solo per Minamimoto. Ok, quindi mi stai dicendo che il potenziamento dell'esperienza ora è attivo. Bene, bene, bene. Questo invece è 89. C'è qualcuno che non ha oggetti? Sì, diamolo a lui allora. Fred è vestito fatelo dire, è vestito malissimo. Oh, però, finché funziona, funziona. L'altro negozio, il Jolly Bicot. Bel posto. Questo già ce l'abbiamo, questi ce l'abbiamo. Nagi potenziamento FP. Ok, è più buona di quello che c'ha, quindi prendiamogliela. Queste scarpe invece, sinergia cinetica. Aumenta la potenza delle spille con abilità cinesi. Ok, per il momento ne abbiamo realmente poche, quindi... Questo lo diamo a Nagi. Ah, però questo potenziava l'attacco. Aspetta, vediamo quanto perdiamo. È meglio questo in ogni caso. Anche se perdiamo un po' di attacco non fa niente per il momento. Posso salire di qua? Sì, posso salire. E per qualche motivo la musica è morta. Ed ecco qui chi ha bisogno di aiuto a Col di Spagna. Sono incazzato. What's this? Ma un minimo di decenza? Non voglio crederci. È quel bambino. Che cavolo, pure coi bambini se le prendono i rumori. Nagi, non otterremo punti se interveniamo, ma ti dispiace aiutare? Yes. Una buona azione è già di per sé una ricompensa, nobile Rindo. Entriamo nei suoi pensieri. È stato aggiornato Yusei Iseiya.
Ok, aspetta un attimo, Yusei. Fammi vedere i miei social network 2 secondi. Ah, ed è il punto di incontro tra tutte queste zone. Allora, bimbo, odio la scuola serale. Non voglio andare a scuola serale, ci sono cose più importanti, però se salto le lezioni e torno a casa sono nei guai grossi, vorrei scappare via. Shall I proceed then? Ottimo. Livello consigliato 19? Azz, proviamoci, ma... ho una mezza sensazione che non ce la faremo. Talk about worthless trash. È molto probabile che prenderemo il bronzo. Oh, this is gonna be easy. Sono tutti incazzati. Cavolo, ho cambiato. Oh, che stupido. Not at all. Indeed. Thanks, Nagi. Calculate this wind speed. Ottimo, già il primo è andato. Forse ce la facciamo, forse l'ultimo rumore sarà più difficile degli altri. Quello squalo è normalissimo, quindi punterei prima di tutto a lui. Lo squalo è sempre un problema, maledizione. Golden. It's over. Preso. Let's keep it up. Perfetto. Presi tutti. It's over. Qualcuno? Ah, maledizione. Dove apparirà? Preso. Gli squali fanno male quando ti prendono. Fanno veramente male. Victory is all but assured. È quasi nostra. Però mi sa... spero di riuscire. Vabbè. Speravo di prendere almeno l'argento. Abbiamo preso il bronzo. Questi erano abbastanza forti. Ho avuto difficoltà. Era normale. Eravamo under level di 1. E niente di nuovo. Fantastico. Però almeno la spilla è salita di un livello. Non è molto, ma meglio di nulla, no? Vediamo il bimbo ora cosa dice. Non voglio andare a scuola. Un momento, se faccio prima le cose che non mi piacciono, poi le cose divertenti, lo saranno ancora di più. Finito di studiare, farò un sacco di matematica. Bravo bimbo. Wow, chi l'avrebbe detto che fosse un piccolo Einstein? Certo che a Shibuya se ne vedono di soggetti. La forza della sua mente era ben superiore a quella di un bambino. Non so perché, ma sento che andrebbe d'accordo con Minamimoto. Beh, speriamo... speriamo che non muoia presto allora. Il social network è stato aggiornato. Vediamo allora qual è la sua abilità. Premi X per superare le barriere. Visto che abbiamo 2 punti, facciamolo. Senza ostacoli, premi X per alcune barriere. Ottimo, ottimo, ottimo. Eccolo là in fondo, il maiale d'oro. Vediamo dove sei. Smettila di muoverti, aspettami. Aspettami qui, T'azzardare a muoverti. Ah, ok, solo uno, giustamente. I maiali li puoi fare solo una volta, ma sicuro tanto è un altro maiale indorato. Absolute trash. Cancella il rumore maiale. Comunque mi sa che ricambio la spilla a Nagi, perché quella delle... quella delle spine è buona per fermare, ma solo un utilizzo non ne vale la pena. Non ne vale veramente la pena. E abbiamo preso una S, ottimo. E 10 yen. E vai. Quanti punti abbiamo ottenuto? Una cifra insignificante, temo. Cioè, erano tutti maiali indorati. Di questo passo non raggiungeremo abbastanza punti. Fammi indovinare, si è spostata a Towa Records. Vero cinghiale d'oro in fuga verso Towa Records. Bene, è la nostra occasione. Towa Records, arriviamo. 5.000 yen.